Secondo Leopardi, la causa per cui l'uomo prova un sentimento di nullità verso tutte le cose, per cui i piaceri terreni non portano mai ad una vera felicità, per cui l'uomo è caratterizzato da una tensione verso l'infinito che non verrà però mai soddisfatta, Dante e Manzoni davano una spiegazione religiosa, è una causa materiale. L'autore riconosce un'identità tra piacere e felicità, assumendo così una visione materialistica in cui si sente l'influsso del sensismo, teoria secondo cui i sensi sono all'origine di ogni cosa. Il desiderio dell'uomo verso l'ottenimento della felicità inizia fin dalla nascita e termina soltanto con la morte. Si ha però una sproporzione tra il desiderio che muove gli uomini e i piaceri che ci vengono effettivamente offerti, il primo è infinito, senza limiti né in tempo che spazio, il piacere, i secondi invece sono limitati e legati ad una singola realtà specifica, un barra tal piacere. L'uomo inoltre fa anche difficoltà ad immaginare un piacere illimitato con la sua mente così limitata. Per spiegare questo concetto, Leopardi usa all'esempio del cavallo, noi uomini, quando desideriamo un cavallo, lo pensiamo come astratto e illimitato, ma quando lo otteniamo il piacere non trova una corrispondenza nella realtà perché non ci soddisfa pienamente. Inoltre, se anche ottenessimo un piacere iniziale, nulla è eterno e quindi la felicità non potrebbe durare per sempre, ma anzi la soddisfazione iniziale a causa della noia si logorerebbe con il passare del tempo. Otteniamo quindi un piacere talmente limitato rispetto alla nostra speranza, che a malapena si può parlare di piacere. Nella nostra mente infatti rimane sempre il desiderio di qualcos'altro o comunque la speranza dell'esistenza di un piacere in grado di accontentarci a pieno. Visto che le attese dell'uomo sono sempre deluse, possiamo dire che ogni piacere è sempre legato al dolore, che c'è sempre un senso di dolore in ogni aspetto della felicità. Quando si prova un piacere si soffre perché si capiscono i suoi limiti, una volta che veniamo a contatto con esso ed è per questo che l'uomo preferisce qualcosa di vago ed infinito, visto che tutti i beni da lontano appaiono sommi. L'ignoto è migliore di ciò che è conosciuto, perché per conoscerlo è necessario utilizzare l'immaginazione, fonte di illusioni positive, che la natura ci ha donato per il nostro bene. Sono proprio queste due caratteristiche, immaginazione, illusioni, a consentire la felicità dell'uomo all'interno di quest'ottica di pessimismo storico. Parlando delle conseguenze estetiche della teoria del piacere, poi, si afferma che ciò che è vago è anche bello e poetico, l'uomo cerca di avvicinarsi all'infinito irraggiungibile attraverso l'indefinito, che non presentando caratteristiche di limitatezza assomiglia all'obiettivo a cui ogni essere umano punta. Vengono poi presentate tre categorie di persone privilegiate, in grado di usare l'immaginazione, investendo sulla dimensione emotiva senza far prevalere la ragione, gli antichi. Visione classicista di Leopardi, gli antichi vanno ripresi perché essi erano in grado di usare l'immaginazione e quindi di essere felici, i bambini e gli ignoranti. Infine si spiega come l'anima dell'uomo ami gli spazi sconfinati, i luoghi senza limiti, appunto indefiniti, che si avvicinano il più possibile a quell'idea di infinito che non è raggiungibile nella vita. Questo concetto verrà poi ripreso da Leopardi in altri testi, anche in maniera opposta, nella poesia Infinito, per esempio, la siepe, una vista ristretta, che impedisce di spaziare, viene vista come qualcosa di estremamente positivo perché diventa un trampolino per l'immaginazione. Dal punto di vista stilistico, possiamo notare un forte rigore del ragionamento, accompagnato da uno scavo graduale che permette di mettere in luce ogni aspetto della verità. Leopardi, non pensando alla pubblicazione di queste pagine, inserisce spesso elenchi, ripetizioni e abbreviazioni,